Piacenza, 5 maggio 1945. Le divisioni partigiane sfilano nelle vie del centro per celebrare la liberazione avvenuta il 28 aprile. In piazza Cavalli non ci sono i cavalli e i cavalieri di bronzo sfollati nel castello di Rivalta per difenderli da incursioni aeree, ma ci sono gli elegantissimi, mirabili piedistalli disegnati e realizzati da Francesco Monchi. E quel giorno, come si vede in una famosa fotografia, non sono vuoti, sono invece entrambi gremiti di partigiani, se ne contano circa 15 su ogni monumento. Si può leggere questa immagine in molti modi. Per secoli la Piazza Grande è stato un teatro civile e la stessa disposizione laterale dei monumenti di Monchi, pensata per lasciare libero lo spazio della piazza e il prospetto del Palazzo Gotico, è una testimonianza eloquente di questa collettiva destinazione di quel cruciale spazio pubblico. E d'altra parte non si deve dimenticare che proprio un'occasione effimera aveva innescato il processo che portò alla nascita dei cavalli di bronzo. Quella dei festeggiamenti che il duca Ranuccio pretese dai piacentini nel 1612 per il battesimo di suo figlio Edoardo e per il primo solenne ingresso in città di sua moglie Margherita Aldobrandini. Allora Ranuccio Farnese pretese un visibile atto di sottomissione feudale da parte di Piacenza, città indelebilmente macchiata del sangue del bastardo di Papa Farnese Pierluigi, soppresso da una congiura piacentina nel lontano 1547. Nell'accoglienza della famiglia del sovrano, Piacenza dovette mostrare il sentimento dei sudditi, cioè rendere visibile l'ossimoro che legava nei loro cuori obbligo e amore nei confronti dei padroni. Ora, se torniamo a guardare la fotografia scattata il 5 maggio 45, potremo forse coglierne le più profonde implicazioni simboliche. I piedistalli sono vuoti, non ci sono più padroni, e al posto dei padroni un nuovo sovrano è salito su quei monumenti. Quel sovrano è il popolo, in una sorta di prefigurazione per immagine di ciò che l'articolo 1 della Costituzione, nata dalla Resistenza, affermerà solennemente, 2 anni e mezzo dopo, recependo il concetto della sovranità popolare, nato da quella rivoluzione francese che abbatté l'antico regime dei Farnese e degli altri principi. È pieno di significato che l'ordine nuovo si manifesti attraverso quell'occasionale e confidenziale uso di due illustrissime opere d'arte, perché tra le costituzioni delle democrazie moderne, quella italiana del 48 è l'unica che dedichi uno dei principi fondamentali alla conservazione del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. Quei partigiani izzati sopra i basamenti dei duchi spiegano in modo insuperabilmente concreto il concetto astratto per cui con la sovranità il popolo, cioè la nazione, acquista ora un patrimonio, quello che un tempo era nella disponibilità dei re. Dovremmo ricordare che quei partigiani, quel popolo, quindi noi, non siamo mai scesi da quei piedistalli. Il ritorno dei due Farnese con i loro cavalli è avvenuto in un'Italia senza monarchia e con una Costituzione che ha spaccato in due la storia della cultura italiana, assegnando a spiagge, montagne, musei, a chiese e ai monumenti di bronzo nelle nostre piazze una missione nuova al servizio del nuovo sovrano, il popolo. Sarebbe tempo di tradurre tutto questo in una politica della cultura davvero democratica. Non l'abbiamo ancora mai fatto. L'articolo è preso da Altra Economia ed è stato scritto da Tommaso Montanari, professore ordinario dell'Università per Stranieri di Siena.